capaci di essere artigiani, operatori di pace giorno per giorno. Seguendo vicino al Papa il suo pellegrinaggio, il custode di Terra Santa, il padre francescano Battista Pizzacalla, lo confermò che gli è questo viaggio. Un momento storico, è stata una visita con un fortissimo impatto, soprattutto ieri nella cerimonia del Santo Sepolcro, l'abbraccio tra Papa Francesco e Bartolomeo, Patriarca Bartolomeo, è stato un momento molto emozionante che credo abbia segnato questa visita. Ecco, questa proposta che ha fatto il Papa, che è stata praticamente accettata sia da parte italiana che palestinese in un incontro in Vaticano, ecco, di un incontro di pace, come è stato accolto qui in Terra Santa? Con curiosità, c'è sempre qualcuno che è un po' scettico, ma anche per misure di sicurezza, non sono potuti andare molti a Betlemme, qui Gerusalemme è blindata, ecco, che cosa può dire a loro? Che hanno ragione, le misure di sicurezza sono pesantissime, sembrava di essere un accampamento militare, ecco, non ho una visita pastorale, ma questa è una necessità alla quale il Papa non ha potuto sottrarsi. Ecco, che cosa potrà portare alla Terra Santa questa visita del Papa? Porterà sicuramente nel tempo frutti molto positivi nel dialogo tra i cristiani e anche con i nostri fratelli ebrei e musulmani. Ecco, viste un po' le contraddizioni che ci sono spesso nella Basilica del Santo Sepolcro, che cosa ha provato lei personalmente nel vedere tutte le realtà, le confessioni cristiane pregare insieme? Io mi chiedevo mentre veniva se era vero o se stavo sognando, perché per chi non conosce dal di dentro queste dinamiche è un evento straordinario ed eccezionale. Bene, passiamo alle elezioni europee. Il PPE si conferma il primo partito al Parlamento europeo, seguito dai socialisti. Terza forza diventano gli euroscettici, che conquistano 129 seggi. Questi i risultati del voto europeo, che a dispetto delle previsioni non si è distinto per l'astensionismo. L'affluenza è stata praticamente pari al 2009. A livello nazionale l'estrema destra di Marine Le Pen diventa primo partito in Francia con il 26% di voti. Ed in Italia stravince Renzi con oltre il 41% dei consensi. Distacco di ben 20 punti per il Movimento 5 Stelle di Grillo. Terza, Forza Italia con il 16,7%. C'è poi la Lega con il 6,3% e il nuovo centrodestra che supera dello 0,3% la soglia di sbarramento del 4%. Per una riflessione a livello europeo, Fausta Speranza ha intervistato Gian Donato Caggiano, docente di diritto dell'UE all'Università Tor Vergata. In sostanza il numero degli euroscettici si è rivelato piuttosto limitato, i partiti tradizionali, il Partito Popolare e il Partito Socialista Europeo hanno retto, probabilmente dovranno fare una grande coalizione per reggere il Parlamento. Ci sono anche i liberali e la lista Tsipras che non sono certamente euroscettici, anzi tutt'altro, vogliono una certa idea di Europa, magari non esattamente coincidente con quella dei due grandi schieramenti, quindi diciamo c'è anche un terzo blocco di partiti critici ma non euroscettici. Certamente cade l'alleanza franco-tedesca perché a livello del Parlamento ci sarà il grande spazio di Marine Le Pen, ma a livello interno è certo un regolamento contro un governo che non ha convinto ed entusiasmato. In Gran Bretagna si è confermata la presenza degli euroscettici del partito UKIP, mentre in Olanda hanno sorpreso, c'è stata un'affermazione molto meno decisa di quella che ci si aspettava. L'Olanda era una autentica bomba ad orologeria, perché l'Olanda è certamente il paese in cui la situazione dell'immigrazione è la più complessa e anche i partiti xenofobi hanno avuto nel recente passato un grande successo, quindi la situazione in Olanda sembra molto confortante. Ed ora siamo in chiusura, ma prima il nostro grazie a Silvio Anelli per la parte tecnica e a Gloria Fontana in regia. Da studio Simona De Santis e Claudia De Lorenzi vi augurano una buona giornata. Termina qui l'edizione internazionale in lingua italiana. Prossimi notiziari della Radio Vaticana alle 17, alle 19:30 e in replica alle 21 e alle 23. Radio.
Radio Vaticana Italia.